Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio utilizzare questo incisore, questo marcatore laser a fibra da 30 watt con emettitore Raikus della Batsan. Già ve l'ho fatto conoscere in un video, ci saranno tantissimi altri video che seguiranno, poi ci sarà anche una recensione finale, ma oggi voglio utilizzarlo per poter incidere sull'ardesia, su questo incideremo una fotografia, e questa invece è una sigaretta elettronica e voglio personalizzarla. Allora, sono due materiali differenti, questo è alluminio anodizzato, questa invece è pietra. Utilizzerò impostazioni differenti, vi farò vedere quanto sia veloce e facile poter personalizzare i propri prodotti. Poi faremo comunque dei video più approfonditi più avanti, quindi mettiamo i pezzi sul piano. Avviamo ovviamente il computer, apriamo Lightburn perché io per ora sto utilizzando Lightburn e facciamo queste personalizzazioni. Cosa facciamo prima? Alluminio anodizzato o ardesia? Facciamo alluminio anodizzato. Personalizziamo questa sigaretta elettronica, farò semplicemente un'immagine di una Vespa, o meglio, immagini riguardanti la Vespa in generale, e poi su quella invece incidiamo una fotografia di famiglia. Quindi cambiamo inquadratura e cominciamo. E allora, come vedete, già il file è pronto, ho preso la misura esatta dell'area da incidere, quindi abbiamo 74 mm di lunghezza per 29, solo che abbiamo praticamente questa parte che va ad arrotondare, quindi da questa parte l'incisione sarà un pochettino sia fuori fuoco che comunque seguirà questa angolatura. Adesso vi faccio vedere bene anche l'altra parte, quindi abbiamo sia la Vespa con la scritta Vespa e il logo della Piaggio, il logo Vespa Servizio, con una parte che riguarda un esploso con una parte del motore. Quindi cambiamo inquadratura, facciamo prima una parte e poi l'altra. Allora, siamo pronti per iniziare. Sposto questo piattino in ardesia e metto qua la sigaretta elettronica. Devo mettere a fuoco, quindi devo fare in modo che i due puntini siano allineati. Non riuscite forse a vedere bene, ma adesso comunque farò uno zoom. E scusate se c'è il rumore di ventole, però ovviamente tra aspiratori il rumore delle ventole dello stesso incisore ci sarà un minimo, diciamo, di rumore inevitabile. Quindi avviamo il frame. Come vedete siamo troppo bassi. Sposto la sigaretta elettronica così è più vicina pure all'aspiratore e la posiziono in questo verso. Facciamo anche uno zoom così riuscite a vedere un po' meglio quello che sto facendo. Ok, come vedete adesso l'incisione non è centrata perfettamente, vi avevo detto già che sarebbe andata leggermente fuori, quindi così va bene, siamo perfettamente centrati. Ovviamente ho utilizzato potenze differenti e impostazioni differenti in base all'immagine, perché è composto da più linee e più layer. Ma adesso accendo anche l'aspiratore e in questo caso sì, ci sarà un bel po' di rumore in più. Quindi lo avvicino leggermente, poi vi farò anche la recensione di questo aspiratore. Sicuramente sentirete il rumore di ventole, spero che non vi dia fastidio, metto la mano davanti al microfono e partiamo con la prima incisione. Guardate quanto sia preciso e quanto sia veloce. Allora, via. Ok. Ha già iniziato con la prima parte, quindi il logo della Piaggio. Forse non riuscite a vedere benissimo, ma la prossima incisione dall'altro lato cambio eventualmente inquadratura. No, ma comunque sì, si vede bene, dai, non è necessario fare alcun tipo di cambio. State vedendo in tempo reale. Abbiamo l'immagine della Vespa, la scritta Vespa e il logo Piaggio. Ora con tutti questi riflessi non si vede benissimo, vi farò vedere tutto comunque quando avrò finito, sia da uno che dall'altro lato. Ok, girato quindi il pezzo, facciamo anche l'incisione dall'altra parte. Come vedete è rapidissimo, questo è tutto in tempo reale. Già sta facendo i componenti del motore. Sono piccoli ma sono molto dettagliati. E adesso questo è l'orologio Vespa Servizio. Come vedete va con velocità e potenze differenti in base alle impostazioni che ho dato. Non avevo mai inciso in questa superficie, quindi ovviamente qualcosa potrebbe non essere esattamente come la volevo. Dovrò rincidere eventualmente alcune parti dando le impostazioni corrette. Adesso come vedete sta incidendo correttamente. Tutto dipende ovviamente dall'impostazione che diamo e dal tipo di materiale, cambia ovviamente in base a quello che fate. Comunque, come avete visto, adesso è venuto perfetto, quindi esattamente come la volevo io. Adesso cambio inquadratura, vi faccio delle riprese un pochino più dettagliate perché avvicinandola non riesco a farvelo vedere bene, e poi passiamo all'incisione della fotografia. E allora, quindi questa è l'ultima incisione che abbiamo fatto. Abbiamo i componenti del motore, il logo del Vespa Servizio, con questo ho fatto anche un orologio in legno con un altro incisore,
quindi esattamente come la volevo io. E da questa parte invece abbiamo il disegno della Vespa, anche questo molto dettagliato, e il logo della Piaggio, nel quale però ho dimenticato la selezione del pezzo, ma va bene lo stesso perché questa è mia, quindi non ha importanza. Però potrei in teoria anche correggere, perché l'incisore della Sarofibra proietta un frame, quindi sì, voglio provare a rifare questa parte, quindi correggere anche questo errore. Vediamo Start. Ok, problema risolto. Ho inciso tutto il logo completo, quindi dovreste riuscire a vederlo bene. Comunque adesso sì, adesso è il logo della Piaggio, ho recuperato l'errore che avevo commesso. Da questa parte invece va benissimo, esattamente come doveva essere. E allora, posizionato il pezzo in ardesia, ho già messo a fuoco, quindi facciamo la proiezione del frame. Quindi ragazzi, con l'incisore laser Vaxan Wirmer, come vedete, siamo riusciti ad ottenere questa bella fotografia che adesso appenderò, e poi la personalizzazione di questa sigaretta elettronica con dei dettagli molto piccoli. Se voi avete delle domande da farmi, scrivete giù nei commenti. Se volete vedere delle prove su altri materiali, ditemelo, perché mi organizzo e vi farò dei video specifici per farvi vedere come lavora. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di avermi fatto compagnia durante la realizzazione di questi due progettini. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua giù sul pollicione in su, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche, ovviamente dopo esservi iscritti, e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!